Francesco. Ciao. Ciao Laura. Come va questa mostra? Benissimo. C'è stato molto flusso di gente. Sei soddisfatto? Senti, ma io sto qui dietro a questo abbraccio meraviglioso, immersa in questo tempo galattico. Ti piace l'idea? Molto, però mi piace di più quando me la spieghi. Sì. Sì, questo tempo galattico è una storia che mi ha affascinato molto e mi ha ispirato in un libro che ho letto, vari altri libri. Praticamente si tratta di una semplice storia, semplice, anche complicata se vogliamo, di una semplice storia che degli ipotetici viaggiatori nello spazio sono venuti in contatto con gli esseri primitivi che stanno qui su questa terra e hanno incominciato a fare delle clonazioni genetiche, hanno cominciato a mischiare i genomi e da qui hanno creato una razza che in realtà è l'uomo. Questo ovviamente secondo alcune teorie di vari scrittori che hanno affrontato questa argomentazione. A me questa cosa qui mi ha catturato molto, cioè infatti il poter mischiare questi genomi. E la cosa bella è che hanno preso i loro genomi e li hanno messi in questi esseri scimmieschi che avevano trovato qui sulla Terra, in questo pianeta azzurro. Mischiando il loro DNA hanno creato ecco questa creatura che poi sull'ultimo l'idea era che loro volevano diciamo sfruttare questo essere che avevano creato, porlo in schiavitù in un certo senso. Per i loro fini? Sì, per i loro scopi. I loro scopi erano all'epoca che li volevano utilizzare per estrarre dei minerali, dei minerali nella terra, perché i loro macchinari non bastavano per fare questo, non erano moltissimi. Ecco, creando questa razza, il loro intento era di creare una razza obbediente che ascoltassero i comandi più primitivi, come prendermi quello, portalo qua. Però qualcosa è andato storto. Però un qualcosa è andato storto. A un certo punto di questa storia, di questa anche fantasiosa se vogliamo, che cosa è successo? Che questi esseri che sono stati modificati un giorno hanno raggiunto la consapevolezza di essere. E da lì è successo. Immaginiamo. Un po' di ferro. Gli dèi sono stati scacciati. L'uomo che ha raggiunto la consapevolezza di essere ha preso possesso di quello che era terra. E poi da lì fino ai nostri giorni la razza umana ha continuato a... Tu hai cercato di metterlo su tela, non solo su tela ma anche su materia, no? Sì. Questo gruppo scultorio per esempio? Questo gruppo scultorio per esempio rappresenta nella mia fantasia proprio quegli esseri che sono venuti dallo spazio per sfruttare proprio queste risorse minerarie. Senti, ma sono un uomo e una donna? Sì, sono un uomo e una donna. Certo. Che escono da un unico blocco? Questi sono un uomo e una donna che escono da questo intreccio di rami. Ho voluto farlo proprio così per far significare proprio questa, cioè per rappresentare proprio questa dualità, no? Il maschio e la femmina. Il maschio e la femmina. In un risultato però che secondo me è di una dolcezza disarmante. Sì, anche sì, molto dolce. Anche se molti, vedendo questa scultura, gli mette un po' d'angoscia, sembra che lui sta facendo del male a lei. E invece a me sembra che la protegga. Sì, infatti. Che faccia parte di se stesso. Quindi... Il mio intento sì, era questo, la vista senti, giusta. Diciamo. E se ci spostiamo qui, in quest'altro capolavoro? Sì. Questa meraviglia rossa. Questo Marte. Ecco, questo nel mio immaginario sarebbe il figlio della statua che abbiamo visto prima, di questi signori che abbiamo visto prima della coppia. Solo che è il figlio che è frutto di questo esperimento genetico, di questi esseri scimmiesi che hanno trovato sulla Terra
mettendoci il loro DNA, questo è il frutto. Ovviamente questo io l'ho visto così, più come un uomo. Un uomo forte, un uomo combattente. Sì, un uomo forte, combattente. Non era tanto questo l'intento. Qui ho voluto rappresentare il fatto proprio in questo modo, perché deve essere un uomo nudo. Nudo, spartano, senza coppelli addosso. Per far vedere proprio, sì, la sua forza, la sua impetuosità, questo rosso sanguigno, questa ideologia che ha, questo senso di libertà, diciamo. E è un'opera che nella sua realizzazione, se vogliamo parlare di cose tecniche, ha avuto le sue difficoltà per crearla. Non eri ampiamente soddisfatto la prima volta che l'hai esposta, l'hai, sì, hai aumentato, sì, il materiale, perché? Diciamo che ho fatto delle modifiche. Gli ho potenziato un po' i fasci muscolari, perché prima aveva più leggerezza, perché il mio intento era quello di far vedere un'opera proprio nuda e cruda, come ho detto prima, con semplici linee, però evidentemente non era ben leggibile e complesso. Non rendeva l'idea. E allora gli ho fatto delle modifiche, gli ho creato un lemmo. Creando un lemmo in questo stile, allora proprio ho reso l'idea del Marte. Da questi il mio genitori Marte. Così sì, pieni d'amore, è nata questa amore, però questa forza. Come stavo dicendo prima, amore, ma c'era uno scopo dietro, no? Quello di avere degli schiavi, delle persone che lavoravano per loro, però raggiunto dopo il tutto. Senti, e questa, tutta questa tua teoria che hai messo in queste opere scultoree, ovviamente l'hai messa anche nei tuoi panni, no? Sì. Sì. In sequenza, partendo da una maschera, no? Sì. Abbiamo tutta l'evoluzione che si conclude dove? Qual è l'ultimo quadro? Perché questa è tutta una teoria che nasce e si conclude, no? Tu hai creato tutto il ciclo. Sì, ho creato tutto questo ciclo, il messaggio è questo, diciamo, anche come ripeto che può essere molto fantasioso, però ho notato un buon riscontro nel pubblico, perché mi hanno fatto delle domande. Sì, mi dice che tante persone si sono, sono rimaste affascinate. Che ti chiedono maggiormente? Molto partecipi, molto partecipi. Sì, maggiormente sì, mi fanno le domande. Ecco, anch'io ho sentito una cosa di questo genere. E mi fanno molte domande, perché si chiedono, sì, mi dicono per esempio, vedi, infatti l'anello mancante, poi si comincia a parlare di scienze, di cose, ecco l'anello mancante dalla bestia all'uomo, ecco come si spiega, sì, nasce un dibattito senza fine. Senti, molto Francesco, interessante. Per il futuro? Per il futuro ho vari progetti, sto progettando un pezzo, una statua di grandezza naturale, per il Giubileo. Ho intenzione di presentarla per il Giubileo. Ora sto valutando. Soggetto? No, soggetto non lo posso dire, perché altrimenti si svela la sorpresa, ovviamente, no? Non posso. Certo, il materiale ce lo puoi dire? Lo devo ancora valutare, anche quello. Quindi è proprio tutta. Io uso ovviamente il materiale che posso lavorare con le mie mani. Dunque scudiamo le colate del bronzo, scudiamo tutte queste cose, materiali che posso lavorare per rendergli un'idea, un'immagine. E poi da questo uscirà tutto un altro filone pittorico? Hai intenzione di fare dopo la scultura delle pitture inerenti, che lo spieghino? Che... Sicuramente ci sarà una trasformazione nella mia arte. Ci deve essere una trasformazione, non è che si deve industrializzare con parte. Però diciamo, su questo argomento c'è molto, ma tantissimo da fare. Poi io amo sperimentare nuovi materiali, dipingo su cose che magari altri non dipingono. Allora ci lasci con questa curiosità. Però comunque la mostra continua. La mostra continua. Quindi invitiamo ancora chi non l'ha vista a venire veloce fino al 14, giusto? Certo, fino al 14. Allora grazie e complimenti.
E poi c'è anche lo schermino.